troviamo all'interno dello studio legale Brugnoletti per la mostra Landscape. È una mia installazione nuova di Tommaso Chiappa. In questa mostra troverete molta Palermo, ma anche New York, la natura, ma in realtà il tema dell'Landscape, del paesaggio, è più vasto, più aperto, per penetrare i luoghi e per catturare proprio l'umanità delle persone, l'umanità del territorio che cambia, che diventa multietnico e che quindi ci dà sempre qualcosa di nuovo, qualche spunto nuovo. La mostra è visitabile fino a fine gennaio, sempre su appuntamento, perché è uno studio legale e quindi chiaramente uno studio dove si continua a lavorare. Le opere sono una ventina, molti inediti, qualcuna lavoro fatto ad hoc per lo studio, 5 opere che sono nate proprio su un'installazione collegata allo studio, su visioni proprio a grand'angolo proprio dalla terrazza dello studio, quindi c'è una sorta di cortocircuito. Le persone che vengono qui osservano i quadri, si affacciano alla finestra, vedono comunque una sorta di interazione. La pittura diventa un'interazione. Anche in questa mostra ho dipinto e ho lavorato live dal vivo ed è presente anche una video interazione all'interno della prima sala. Iniziativa bellissima, è una proposta che è venuta da Tommaso e che noi abbiamo accolto con grande favore, perché comunque diciamo l'arte è bellezza, e quindi all'interno di uno studio legale che può sembrare diciamo un ambiente comunque chiuso, serio, comunque non aperto diciamo appunto all'arte, ci è sembrata una cosa assolutamente innovativa e da sposare, quella invece di coniugare il lavoro di uno studio legale, che è un lavoro comunque rigoroso, con l'arte, questi bellissimi quadri che raccontano Palermo, la sicilianità, che raccontano anche il connubio appunto con il luogo di lavoro. Quindi questo ci è sembrato una cosa assolutamente nuova, mai vista, che noi abbiamo voluto diciamo sposare. Conosco Tommaso da quando è nato, perché è figlio di miei amici carissimi e lo abbiamo seguito sin da quando era piccolo, che per stare tranquillo gli davamo colori, fogli di carta, e lui ha sempre espresso il massimo di sé come creatività, come espansività. Io dico sempre che lui, come Van Gogh, ha cominciato dal disegno e poi ha aggiunto il colore, perché ha aggiunto al suo percorso la vita, perché lui è uno che la realtà la guarda con gli occhi dell'artista, per cui dei momenti che per noi sono ordinari, di assoluta routine, diventano viste da lui opere d'arte.